condividere storicamente e con tutte le altre istituzioni è un motivo di merito, ma è un motivo di forza di tutti noi. Quindi la continuità si assicura così, facendo in modo che certi progetti abbiano una loro solidità, una loro condivisione nelle istituzioni che vada anche oltre gli interpreti del momento. E questa è la forza un po' dell'istituzione Fiamme Oro e la forza di quello che abbiamo messo da tempo qui a San Basilio, che non solo sport ha permea di sé, insomma, molti aspetti della nostra società. Molto spesso i temi della sicurezza, come sanno gli interlocutori storici, insomma, con cui ho avuto a che fare, sono spesso declinati come qualche cosa che attiene a qualche tecnicalità fine a se stessi. In realtà la sicurezza è qualche cosa che si nutre, e questo quartiere lo dimostra, di tanti aspetti della socialità, della vita, no? Anche di altre cose diverse che quindi contribuiscono al tema della sicurezza, e quindi nel caso di specie condividere con Andrea e con altri colleghi di governo tutto ciò che funziona a livello di sicurezza è qualcosa di importante. Voglio portare la testimonianza del grande interesse che ha per contesti come questo, con tutto quello che è, insomma, l'azione che comunque dovremo tenere ferma e che terremo ferma su quelli che sono poi i presidi di sicurezza tradizionalmente intesi. Quindi ringrazio il sindaco, il capo della polizia, le Fiamme Oro, da ultimo ma non ultimo, è stato detto tutto, sono un motivo di orgoglio come tutti i gruppi sportivi, le Fiamme Oro un pizzichino di più per noi, insomma, no, del Ministero dell'Interno, e perché contribuiscono da tempo, come è stato detto, al medagliere nazionale. Adesso non voglio citare percentuali coi numeri, non sempre ci prendo, ma insomma una sensibile percentuale del medagliere olimpico è assicurato dalle Fiamme Oro, in generale dai gruppi sportivi, delle forze di polizia e dei gruppi sportivi.